Amici, allora siamo in partenza per Pero, Milano, per lo show della FCW. Che poi è affronti al centro. Che poi ho detto FCW è sbagliato. FCW. O lo si dice tutto in inglese o lo si dice tutto in italiano. Se no FCW oppure facendo un edit e pronti al centro. Ecco, quindi questo qui è il video iniziale perché poi faremo un report di tutto ciò, ma il report che ricordiamo va in onda su Rai 3. Ricordo anche che saremo a Bordolinga a fare il commento. Io ricordo che l'ultima volta che abbiamo intervistato Giglio ha perso il titolo. Ecco. Lui adesso con gli 11 anni dall'FTW ha voluto noi. Ricordiamo, non vorrei. Giglio andrà contro El Ligero, title versus Giro, title. Cazzo, bravo, bravo! Tutte le volte, no, tutto che quando stiamo facendo le live, mandate a fanculo. Adesso torniamo indietro e andiamo in autostrada. Dopo lo dicono, ha detto un secondo prima di partire, io non sbaglio la mia. Cari amici di The Abusi Game e di WorldOfWrestling.it e di FCW, amici ma soprattutto amiche di The Abusi Game, di WorldOfWrestling.it e della Frontier Championship Wrestling, e atleti e atlete, ma quelli veri di WorldOfWrestling.it, di The Abusi Game e di FCW. Hai sbagliato ancora a dirlo? No, FCW. FCW. Io lo dico come voglio. Allora, non sono entertainer, trainer io. Qui è l'artefice Jake in compagnia. Lo specialista Michele. Ed è l'ermita Papino. E vediamo il benvenuto in questo video speciale dove andremo a reportare, si può dire. A reportaggiare. Quello che siamo andati a commentare, ovvero lo show, l'undicesimo anniversario dello show della FCW. L'undicesimo anniversario dello show. Lo show dell'undicesimo anniversario dell'FCW. Ok, perfetto, grazie Peppino per l'aiuto. Purtroppo comincerò anch'io a sfarfugliare. Svoltosi il 14 maggio 2016 alla palestra Marconi di Pero alle 9. 21. Alle 21, poi si è saltata la corrente e è iniziato alle 21.30. E dobbiamo dirlo perché. E si è mangiato anche una buona torta fatta in fabbrica. Noi eravamo gli unici accesi, ragazzi. Eravamo gli unici accesi perché andavamo a batteria. Cosa siamo? Alberi di Natale? No, nel senso, ragazi. No, dai, iniziamo. Partiamo con la partenza. Che nonostante una mia conoscenza si lamenti sempre, ha sbagliato l'ingresso in autostrada. Omino qui il personaggetto che allora ci vanta tanto che lui c'ha le strade. No, allora, ma siccome voi mi distraete perché nel mentre andavamo mi avete fatto fare il video, eravamo in live, se voi non mi fate fare quella, io andavo. Ma se mi mettete davanti una videocamera, io poi non capisco più niente. Poi mentre sto guidando. Quindi, vabbè, siamo arrivati comunque a destinazione abbastanza in anticipo, sì, perché siamo arrivati alle 18 mentre ci siamo trovati dal nostro bel tavolo pronto per i commentatori. Esatto, ci bello, siamo ragazzi. Abbiamo visto gli atleti entrare e vedersi il tavolo là e noi ci siamo detti sarà quello a prepararsi. Abbiamo visto il montaggio della scenografia. Abbiamo visto un po' dietro le quinte di uno show di wrestling. Un gran lavoro dietro. Quando sono arrivato non mi aspettavo così tanti
strumenti. Invece quando vedi la cosa dietro com'è, esatto, è lavoraccio, luci, proiettori, e ci siamo sentiti fumo. Ci siamo sentiti parte di quel, facenti parte di quel lavoro, del business. Finalmente anche noi, come Michael Cole e JBL, c'è da dire che facciamo parte della baracca. Il lavoro paga, sì, c'è... anche perché ragazzi, l'emozione di entrare là e vedersi il tavolo, cioè per noi è stata come Pose Franchini quando si sono visti là a... cioè chissà loro cosa avranno pensato, per noi. Beh, d'altra essere parte, già lì, noi dobbiamo iniziare da qualche evento. Parte per noi era una, ecco, e vorrei dire che alcuni match verranno caricati qui sul nostro canale e forse inizieremo anche subito settimana prossima, sempre di giovedì. E un'altra cosa volevo dire, il tanto vociferato sbusto Lamin Cards WWE, ragazzi, per ora non ci sarà. Per ora non ci sarà perché giovedì, come vedete, abbiamo sempre qualcosa da fare. Appena riusciamo a liberarci, magari inizieremo anche a quello. E poi a comprare ci sarebbero anche dei problemi indipendenti tecnici dalla nostra volontà. Certo, potremmo semplicemente comprarle. Basta. Sì, ma quello lì non è un problema. Quello lì non è assolutamente un problema. Quelli che ci guadagnano, ovviamente, sono quelli delle bustine. Delle bustine che gli facciamo giustamente pubblicità e i pacchetti ce li compriamo noi. E giustamente loro non ce li mandano. Ma sì, ma noi non ce ne frega. Non c'è importanza trattenere. Noi chi non ci diremo di chi sono le bustine. L'importante è che voi gradiate questa nostra rubrica che abbiamo iniziato perché, l'anno scorso. Cari amici, noi non lo diremo perché non sono più quelle della Edibus dell'anno scorso. Che poi anche che la Edibus, posso dirlo perché? Mai. Perché è fallita. Cioè, ma perché ce le aveva anche date, quindi tanto. Forse per quello. Ed è fallita proprio per quello. Le ha date tutte a noi. Ragazzi, quelli di adesso non so neanche chi siano, quindi domanda da $1 milione. Mentre noi parliamo, vedranno delle immagini, sì, dei sì, video. Sì, certo, certo. Anzi, magari vi faccio ascoltare anche l'inizio. No, ma diciamo che vabbè, l'inizio. Partiamo come? Allora, abbiamo fatto anche delle interviste. Abbiamo fatto. Sì. Abbiamo diciamo che delle foto. Delle... quello che non. Quello al di qua delle telecamere e delle fotocamere l'abbiamo visto solo noi. Esatto. I wrestler sono persone intelligentissime, simpatiche, a modo, siamo diventati amici di quasi tutti. Quasi tutti, no, alcuni tutti mi hanno preso in simpatia, poi, altri no. Poi giustamente recitiamo anche noi la parte, andiamo dai dai commentatori face, un po', dagli heel, sì, così, ma poi questo lo vedrete. È la parte. Inizia il match, devo dire che non mi ricordo l'esatto ordine dei match che andrò a leggere, mi auguro che sia quello, altrimenti pazienza. Okay, sì, sì, sì. Però diciamo che all'inizio dello show, quando doveva iniziare, è saltata la corrente, sì. E ho detto prima, eravamo gli unici accesi perché noi ragazzi eravamo col computer e stavamo andando a batteria, allora eravamo gli unici illuminati e siamo riusciti a registrare anche quando appunto quando c'era, non c'era la corrente. E non so se mandare questa piccola parte, anche piccolo qua, pezzo audio, cioè esatto, quando... tra l'altro non per tirarsela, divertente comunque, non per tirarsela, ma quando il ring announcer ci ha annunciato, sentite ragazzi che applauso, sì, esatto, perché siamo stati annunciati anche noi, cioè belle, adesso, no? prima che soddisfazioni, prima che saltasse la, e avevamo proprio il bel tavolo lì attaccato all'angolo, in un angolino attaccati al ring. Buonasera amici sportivi, benvenuti a SCW acceso sono io. Mi avrei fatto saltare tutto tu. No, perché sono a batteria io. Noi siamo gli unici che vanno alla faccia vostra. Quindi fai un salve a tutti. Ragazzi, abbiamo problemi con la corrente. E chi vi comincia è a metà verranno, della lettera, perché il tempo non è dei migliori. Adesso si terminano tutto. Immaginate se finisce tutto. Ma mai non funziona tutto. Come? Ma mai lui funziona? Perché noi siamo a batteria. Noi possiamo dire qualcosa noi, eh? Non per molto, però siamo a batteria. 78% che l'ho appena aperto. Speriamo che la corrente torni su. Diciamo qualcosa.
infatti stiamo già parlando. Ah, stiamo già parlando. Pigno, allora le prime impressioni del, da quando siamo arrivati belli, a prima che saltasse la corrente. No, diciamo che i primi minuti che abbiamo fatto qua seduti sono stati bellissimi, perché c'era il video dietro che andava e... Quei pochi istanti prima che saltasse tutto. Mi sentivo... non so voi, ma già essere comunque a un tavolo di commento, io sicuramente un anno e mezzo fa nessuno, non lo pensavo. Ma perché adesso dovrebbe entrare l'Undertaker? È tutto un work, come dice work, il nostro come amico. Come dice qualcuno, è tutto un esatto. E quindi si parte con il Frontier Championship Wrestling Hardcore Championship in palio, Triple Threat Match, Brutus batte Horus, che era il campione in carica, e David Graves. Grande Brutus. Soprattutto nelle interviste post match. No, ma anche nel match, perché non si è reso conto di aver vinto. No, diciamolo, è vero, non si è reso conto. Cioè, che... ha vinto roccambolescamente. Sottolineiamo anche. Sì, e infatti chi era che è entrato col carrello della spesa? David Graves. Che è entrato col carrello della spesa stile Tommy Dreamer, con dentro sedie, mazze, bidoni, roba di tutto, vassoi. Esatto, si vassoi di alluminio per tenere le pizze. Pensate ragazzi che Horus è uscito talmente malconcio che nel post match Pepino non l'abbiamo riconosciuto. No, non l'hai riconosciuto. Ah, io, è vero. No, ma veramente, ma ragazzi, voi pensate, voi vedete i lottatori così. Cavolo, ma guarda che io nel match era tutto grande, grosso, mi si avvicina dopo il match, cambiato con la giacca, la camicia, piccolino, con gli occhiali tra l'altro. Perde 80 centimetri. No, era basso, era basso perché si è avvicinato a me, era più piccolo di me. Io quando l'ho visto sul ring sembrava ste montagna di chissà chi. E poi anche con gli occhiali, sembrava un personaggio, un personaggetto che mangiava la sua torta, è arrivato lì ma vi ho, e ci ha detto a noi, vi ho anche insultato un po' nell'entrata, e io mi sono messo a ridere, poi faccio lui, perché ci ha insultato, chi cavolo è questo qua, e lui mi fa è Horus, ah, e pensa che io gli davo anche ragione a Horus quando poi andava via, gli ho dato anche del grande campione, è vero. Dai, vogliamo ricordare qualche spot. C'è stato Horus che da bordo ring si è preso un suplex, se non mi sbaglio, da... no, non un suplex, c'è stato... è andato uno spintone, è caduto sul tavolo, esatto. E l'ha rotto. Io mi ricordo il botch di un altro match, quello però. No, no, è questo coso, che è quello che ha vinto Brutus, che voleva fare il numero dal paletto, invece non... che è cascato giù malamente, ha bocciato. Ho una vaga, un vago ricordo. Stavo facendo flying elbow dal paletto, invece non è riuscito neanche a star su, si è inciampato sul paletto, forse sì, ragione, è caduto giù, ed è lì che io avevo detto cavolo, si gioca il match con questo, con questo errore. Ho detto adesso perderà, invece e quante mazzate si è preso in testa. Mazzate. Ha una grandissima resistenza. Devo dire. Ma io ci sono rimasto. Come attire, come personaggio, ricorda un po'... un po' Bray Wyatt, un po' anche Mick Foley nell'arco. E comunque voglio farvi presente che nell'intervista post-match Brutus dice... ho preso un colpo, sono svenuto, mi sono risvegliato, avevo la cintura. Che ci fanno... No, che noi abbiamo domandato, no? Come si sente essere il nuovo campione hardcore, e lui ci fa, ah, perché l'ho vinto io. Pensate, no, voi perché che... ero ubriaco per quello. Sì, no, ma perché non si è veramente reso conto, è stato lui si è ritrovato sopra l'avversario di schiena, mezzo svenuto, e l'arbitro ha contato. Comunque gran bel match d'apertura, mamma mia ragazzi, che match. Non dilunghiamoci e andiamo col prossimo. No, quindi... non lo diamo il voto allora? Ma non dobbiamo dare i voti qua. Dai, non un voto all'evento. Ok, dai, ok. Quindi io approfittavo per intervistare il nuovo campione. Grande campione, Arco! Vuoi farci qualche dichiarazione al riguardo?
cosa devo dire, mi sono svegliato e avevo la cettura in braccio. Non sa, certo, neanche lui l'ho detto nel commento, non sa neanche lui. È arrivato un altro, mi ha dato con la roba, sa che cazzo ho detto, a me mi è arrivato il colpo in testa, mi è arrivato. Quell'errore dal paletto che è stato... Il paletto poco non mi costa il collo. Mamma mia, quando l'ho visto ho detto qua... Ma qua è la sfiga che gira, ecco cos'è. Ero anche mezzo di un bambino. Però ce l'hai fatta, eh. La prima volta ce l'ho fatta e non sto pronto. Meglio così. Io vado a bere qualcosa. Ringraziamo Bruce. Marcio Silva batte Steve McKee in un one-on-one match. Se non erro, Steve McKee è un ragazzo dall'Accademia, della Frontier Championship Wrestling. Sì? Sì, era un debuttante. Importante dall'Accademia. Quindi anche voi ragazzi, se volete diventare wrestler, passate dall'Accademia della Fronte Championship Wrestling, che si inizia così. E Marcio Silva, conosciuto come il... cos'è, il gigante carioca? Il colosso carioca? Carioca sì. Carioca sì, ma deve essere il colosso forse. Il colosso carioca. Sappiamo che era la bergamasca grande, eh. Va detto già. Sì, ma non devi dirlo, stai spoilerando tutto. È come se dici che l'Undertaker non viene dalla Valle della Morte. Ah, perché non viene dalla Valle della Morte? No. Comunque, da Texas. Comunque, gran bel... bello perticone. Due metri e passa, credo, di... Con cui abbiamo avuto l'onore di far due parole... Mentre poi se ne stava andando nel backstage. Io non so dove vedi, forse era in giro a sistemare la telecamera. No, forse abbiamo così. Anche fatto vedere, perché lui ci ha chiesto chi fossimo, ovviamente ignorando chi fossimo io e lui. Anche noi ignoravamo chi fosse lui. Gli abbiamo fatto vedere il nostro canale, sembrava abbastanza interessato. E quindi vince... Marcio. Cash the contract, fatal four way, ladder match... Cash the Contract è praticamente il Money in the Bank. Cash Crash batte TKO, Juvenile X e Drake Destroyer. E qua ragazzi? Allora, se non erro, Cash Crash e Drake Destroyer sono svizzeri. Drake Destroyer sicuramente. TKO e Juvenile X sono tedeschi, quindi potete immaginare che l'ambiente è andato a recuperare anche star di livello europeo. Sì. E comunque qua abbiamo lottatori che, insomma... Allora, dei quattro, l'unico che sapeva parlare più che discretamente l'italiano era Drake Destroyer, che abbiamo... Che era, ragazzi, è una montagna... Che non sfigurerebbe neanche in WWE. È una montagna di muscoli. Cioè, due volte campione svizzero, mostra il risultato finale che è The End, che è una variante della F5 di Brock Lesnar. Questo lo dice tutto. E lo vedrete. E infatti inizio match ha dominato il mondo, gli ha distrutti tutti. Sì, però come dicevamo noi, di solito i big men sulle scale, andare a prendere valigetta non lo ha favorito. Cash Crash, un grande atleta, ci ricordava definito da noi il The Miz, perché anche fisicamente lo somiglia un po', ma anche come atteggiamento sul ring, sbruffone così, che andava a sedersi in mezzo al pubblico vicino alla sua ragazza mentre gli altri lottavano. Si beveva l'acqua. Sì, e giustamente come fa The Miz, un approfittatore, lui stava fuori a farsi i cavolacci suoi intanto che gli altri si menavano, per poi lui infilarlo in quel posto a tutti, perché alla fine, mentre gli altri erano fuori a menarsi, lui è riuscito a entrare nel ring facendo il segno al pubblico zitti zitti, ha preso la scala, è salito e si è portato via la valigetta. Te furbetto, eh! Devo dire anche che le scale erano le scale dell'elettricista. Esatto, scale vere, erano quelle vuote, erano proprio piene anche in mezzo. Erano quelle che usano loro prima a montare tutto la strada. Pazzi ragazzi, pazzi. Quindi... Frontier Championship Wrestling Tag Team Championship, The Headhunters, The Entertainer e Kronos battono il Team Disaster Fit, ecco. Alex Fitness e Matt Disaster, ecco. E conquistano i titoli. E su questi due ci sarebbe da spendere. Allora, c'è da dire che siamo diventati culo e camicia. Siamo diventati la preda facile con di questi due. Gli Headhunters, vedrete anche probabilmente l'intervista nel backstage. Wow. È stata fantastica. In cui loro hanno affermato
di vincere in 30 secondi, ma così non è stato, caro Entertainer, caro mio. Vabbè. Però il match è stato molto bello, è stata sì. bellissima l'entrata con degli Entertainer e di Kronos. Che ci hanno sbattuto le loro maschere in faccia, sono venuti al tavolo insultandoci pesantemente, specialmente me, perché io facevo dei grandi il gesto degli il, devo dire. Grandissimi. E con tutto il rispetto per tutti gli altri ragazzi, devo dire che Simone e Alfredo sono stati veramente... Kronos e Alfredo ci hanno veramente messo a loro agio, perché c'è da dire anche questo. Ci hanno fatto subito sentire parte della famiglia. È un intrattenitore anche lui. E anche lì poi, quando hanno vinto, sono scesi a sbatterci la cintura in faccia. E anche alla fine, li abbiamo anche intervistati alla fine, domandandogli, a loro sono venuti, e Entertainer è venuto da me dicendo: guarda, allora, tu che dicevi? Vabbè, io dicevo, ma tu dicevi anche in 30 secondi. Tu. No, dai. Ape atomica batte Baco in un incontro tra degli insetti. L'ape atomica ha sempre il suo fascino, Baco non l'avevo mai visto, però... Perché è sempre lì a filare la seta, non lo vedi? Sì, non si sono risparmiati. No, no, è stato un bel match anche questo. Quando non si ricorda, non si sa se è stato un bel match. No, è stato un bel match. Dimmi qualche azione, dai. E chi se la ricorda? No, beh, c'è da dire che sono passate anche 2 settimane. No, di meno. Però, ragazzi, è difficile ricordarsi tutto. Bene. Però non mi è dispiaciuto, quello lo so. Sì. Sono sicuro. Vince? Sì, avevamo, e mi ricordo che avevamo pronosticato Baco, è l'unico che hai sbagliato. L'unico che ho sbagliato io dei pronostici. E Baco faceva il suo debutto, se non mi sbaglio. Il resto li ho azzeccati tutti. Frontier Championship Wrestling Championship versus God of Sun Championship Anything Goes Match. Alt, c'è stato un intermezzo ancora prima, durante la serata, della presentazione di due nuove una nuova coppia presentata dal buon Entertainer, che lui è quello che scopre lì, i suoi ragazzi li ha presentati. L'ho detto perché non è scritto. Invece c'era... che non mi ricordo più come si chiamano quelli della coppia lì, però gli hanno mandato contro due, hai capito? Chi erano? Di New Era tecnici. Contro i ragazzi dell'Accademia. Era. No, contro no, due ragazzi dell'Accademia. Quelli che sono entrati prima erano due che hanno preso da fuori. Due passanti. Sì, due. Uno era quello che faceva scaldare le pizzette al ma baracchino. No, è impossibile. Non erano due lottatori, ma dai! Ma vai! Uno era un arbitro. Ho capito, ma non possono mandargli sull'arbitro quello che scalda le pizze. No, ma lo dico io che erano due. Dai, non erano due. Ti par due lottatori da mandare su quelli? Due giovincelli. Ha fatto una figura. Dopo sono entrati quegli altri a difenderli con le sedie. E lì è partita la faida tra queste due coppie. Ma dopo, i primi che sono saliti erano due. E io vi ricordo che la stretta di mano di uno dei due dei New Era mi ha rotto la mano. Uno dei due dei New Era? Sì, sì, quello grosso. Quello che era venuto anche da Giacomo là. Ah, quello, mamma mia. C'è una stretta di mano quello lì. Mi fa male ancora adesso. Porca boia. Altro che Entertainer. Quello è forte. Ripeto, Frontier Championship Wrestling Championship versus God of Sun Championship Anything Goes Match. The Greatest match. Batte El Ligero che conquista il titolo Frontier Championship in un False Count Anywhere, no, in un Extreme Rules, sì, no disqualification, Anything Goes Match. Ah, ok, ragazzi, capito. Che match, e non perché c'era The Greatest e allora adesso dobbiamo fare, no, la... c'era anche El Ligero, gran match, ragazzi, esatto. Con tutto il bene che vogliamo El Ligero, per chi non lo sa, è un atleta britannico, fa la parte del messicano di 32 31 3. Forse dell'85, sì. Sì, che fa il luchador, esatto, che mascherato, atleta mascherato con un fisico incredibile, però diciamolo che tra tutti questi era l'unico professionista, con un bagaglio, l'unico wrestler e di vero. Esperienza inimmaginabile. Pensate che ha lottato contro
è il generico che era la gimmick precedente di Sami Zayn e addirittura Kevin Steen, o meglio Kevin Owens, e, tanto per citarne due. E quindi, ragazzi, qua la dice lunga, perché se un professionista di quel livello viene a battersi con dei non professionisti italiani. Non dei professionisti adesso, non esageriamo. No, non sono professionisti perché non lo fanno di mestiere. Quello là fa 200-300 match all'anno. Loro, come hai sentito, ne faranno 30 o che all'anno. Ok, però... ma infatti quello che sto dicendo, allora tu vedi che vai a beccare ancora la... Che cavolo, lasciami finire il discorso e poi capisci di quello che sto dicendo. Vai, vai, scusa. Che minchiate, subito a dare addosso qui. Allora, sembrava stessi dando non dei professionisti a dei greci, allora, e agli altri. Se mi lasci finire, sto dicendo che se un professionista del calibro di El Ligero viene a fare a mischiarsi con loro e a fare dei match con questi ragazzi, vuol dire che questi ragazzi meritano, perché se uno di quel calibro là si abbassa a fare un match contro persone che non sono reputate professioniste, cioè allora potrebbe stare là e dire io sono professionista, cazzo, vengo a lottare con voi. Cioè se va a lottare con loro è perché meritano, li rispetta anche lui e sa che la Frontier Championship Wrestling è merita. Una federazione con la F maiuscola. Esatto, non è una federazione di cioccolatari così, perché se tirano dentro anche professionisti del genere, cioè dai... È tanta roba. Un match fantastico, un match che non ne vedi così tanti neanche in WWE. No, no, non li vedi proprio perché certe mosse non le vedi. Ovviamente debutto col botto perché ci hanno sfondato il nostro tavolo di commento. Ed è sempre stato il mio sogno. Ma ragazzi, i numeri che hanno fatto anche prima, la transenna di cui The Greatest l'ha proprio trapassata e ci ha rimesso anche un gomito. Perché sì, due punti, due punti gli hanno dato, ragazzi. Roba assurda, no, tavoli, no. Sedie, hanno fatto, si è preso una powerbomb sulle sedie del pubblico. Addirittura ha combattuto fuori dalla palestra. Guarda se questo match l'avrebbe fatto la WWE, l'avesse fatto. Esatto, sarebbe stato da 10. Sì, sì, anche perché quelle mosse non le vedi, perché come ha detto anche Giacomo qua da noi, la Verbreaker è una mossa che in WWE è bandita, eppure... In una federazioncina così italiana la fanno, cara WWE. Che se svegliamoci. Se fosse stato il main event di Extreme Rules, Non so se Roman Reigns si fosse alzato. Io, ragazzi, dopo... non perché eravamo là al commento, perché ci hanno invitato, perché qui, no, perché però, ragazzi. Ma ragazzi. Allora, se c'è da parlare male, noi parliamo sempre male. Esatto. Ma non è proprio il caso, perché non può dire niente di male stavolta. Io giù il cappello. Perché dei ragazzi che si fanno il culo così e danno l'anima per tirare in più uno spettacolo del genere. Io ci sono rimasto, ragazzi, perché... Niente da dire. Andare a sbattere contro la... Sì. La transenna, ragazzi, che era la transenna di ferro delle strade. Vera, l'abbiamo vista noi dopo. Gli ho dato anche un calcio. Siamo andati a toccare per provare. Cioè, per volere a... Cioè... Allora, diciamo che in WWE certe cose le puoi anche vedere, però là sono professionisti strapagati, ecco, prendono centinaia di migliaia di dollari per rompere una sedia. Questi qua non ne prendono uno, e che rischiano, fosse uno... E rischiano. E si massacrano così per cosa... Per la gioia della gente che c'è, ecco, lì a vedere. Ecco, è quello che mi stavo chiedendo, cioè, io. Ragazzi. Cioè, da levarsi il cappello. C'è tanto da imparare, altro che la WWE. A loro che si fanno veramente male per offrire a noi uno spettacolo. E noi siamo orgogliosi di essere commentatori di una federazione del genere. Orgogliosi ed onorati. Orgogliosi ed onorati di essere a bordo di quel ring. E ci andremo ancora perché ormai la collaborazione è iniziata. Poi è stato anche un match di 20 minuti, sì, sì. È minimo. Non quindi aspettatevi già pochissimi altri tempi morti. Cioè, nel senso, abbiamo visto... Tranne quando sono usciti, che è stato un po' morto per noi perché non vedevamo più niente. Il pubblico usciva, perché è uscito e è andato fuori a vedere. Noi non potevamo abbandonare il tavolo. Se fosse stato un match della WWE, alla prima powerbomb sulle scale avevamo già finito il match. Ah, quella sulle tribune, mamma mia! No, lì l'aveva lanciato. L'ha lanciato sulle tribune. Alla prima powerbomb sulle scale. Ah, dove c'è la telecamera? Sì. È vero.
Mamma mia. Lui è corso. Lui è corso a salvare la nostra telecamera. Esatto. Mamma mia. Ragazzi, Vabbè, ragazzi, e poi sono arrivati al nostro tavolo. E quando lì abbiamo visto e a quando... 2 centimetri da noi è Lighero che si gira e ci fa così di andare, e noi lì tu te ne vai e siamo andati anche molto dietro molti metri indietro infatti ha detto anche TG quando è venuto qua sì ma noi vi vedevamo e quando abbiamo visto che eravate proprio ben lontani non c'eravate già più quasi eravamo fuori dal... eravamo già in macchina eravamo bellissimo match a 5 stelle ci siamo prodigati anche a fare una outro un discorso, una conclusione sì. Finale fantastico. per The Greatest The che Greatest. Ha vinto per il match e quindi aveva i 2 titoli ragazzi se non che una cosa incredibile ecco chi se l'aspettava nessuno se l'aspettava perché infatti. Ragazzi un match improvvisato cash crash avendo appena vinto il cash the contract incassa il contratto e batte il nostro buon Giacomo il buon, chi l'avrebbe il buon mai detto? TG siamo che tra rimasti... l'altro ha venduto cara la pelle sì, perché è riuscito a uscire sì, da uno schienamento per una prima volta sì sì infatti abbiamo detto cazzo se ce la fa anche qui è proprio invece però non ce la fa invece lui che non è immortale come altra gente che deve sempre vincere ma tanto lui si accontentava perché di cintura ne rimaneva ancora una ma lui tanto... si accontentava che dopo c'era la torta comunque vedi anche lì la furbizia di Cash Crash alla The Miz è entrato subito dopo che ha visto che era un match tosto ha detto fammi andare a vedere se incasso qua. E quindi Giacomo mantiene il titolo della Rising Sun mentre il nuovo campione della Frontier Championship Wrestling è Cash Crash. E ragazzi vi diciamo solo di andare a vedervi questi eventi e quando ce ne sarà andare? Uno l'11 esatto. giugno e noi saremo ancora là al commento ragazzi per quello che sempre alla palestra Marconi di Pero provincia di esatto. Milano che ormai la collaborazione è attiva e quindi si va avanti ragazzi sempre saremo là la sera alle 21 forse alle l'emozione 21. La seconda volta saremo già più tranquilli anzi ci sentiremo ormai le star di casa e quindi entreremo a salutare tutti io mi scuso per l'audio quando c'erano dei rumori troppo elevati. No, quando c'erano certi rumori era qualcosa no, Peppino c'è stato la maggior parte delle volte che parlava Peppino si sentiva perché urlava come un dannato, ragazzi. Era preso. Io ero preso come il Frank quando vede l'Ana. Esatto. E quindi magari non ho ascoltatelo con le cuffie perché ma non ascoltate. Mi sanguino perché no, però adesso che abbiamo capito com'è, sì, diciamo che era il beta test esatto. Anche per noi adesso dai prossimi saremo meglio. Cioè, non è stato per niente facile. Anche perché diciamolo, magari nel commento sentirete che ci accavalliamo mentre parliamo, perché tra noi lì al tavolo non ci sentivamo. Anche perché c'era una cassa che mi ha pettinato. C'era la cassa e poi c'erano le cuffie che isolavano. E mentre parlavi non sentivi l'altro in parte, quindi ci parlavamo a volte sopra, a volte c'erano dei momenti vuoti perché non sapevamo se stava parlando qualcun altro, non lo so. Quindi adesso che ci siamo capiti, miglioreremo. Se è andata bene stavolta andrà meglio la seconda. Sì, 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 stavolta ci spaccheranno 2 tavoli, minimo. Ci spaccheranno lui. Quindi ragazzi, che altro e poi alla fine dire? Abbiamo mangiato la torta. Abbiamo mangiato la torta perché si festeggiava abbiamo fatto amicizia. E poi ragazzi, e che torta? E poi ragazzi, vedere che a fine evento, mentre si mangia la torta, gli stessi atleti smontano il ring. Addirittura con la cintura di campione addosso. Non è che Seth Rollins o quelli lì smontano la baracca. Vai. Bello. È stato proprio bello. Vi consiglio di seguire sia i nostri match che pubblicheremo, sia se avete la possibilità per chi abita nell'Interland milanese di venire andate. Prima di tutto incontrate noi, che esatto. È già qualcosa, e ma poi vedete di quali spettacoli coi contro cavalli. Ma davvero ragazzi, supportiamo veramente il Racing Italiano, che c'è bisogno. Quindi per oggi è tutto, io vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, anche se non è poi così... di vitale importanza. Di vitale importanza. Lo è per la FCW. L'importante era dare una nostra opinione a voi. E lasciate un commento se vi va, dicendoci, chiedendoci
se volete magari approdare in questa accademia che noi avvisiamo ci pensiamo, avvisiamo, mettiamo una buona parola. Esatto. Io vi ricordo, non è che mandiamo là tutti, oltre, vabbè, perché già alcuni però ce l'hanno chiesto. Io vi ricordo che oltre a noi, fossi in voi, darei un'occhiata anche alla pagina Facebook della Frontier Championship Wrestling, esatto, e alla relativa, al relativo canale YouTube. Sì, sì, andate a vedere. Vi ricordo di supportare il wrestling italiano sempre e comunque. Lui vero. Ci sono comunque anche tante altre federazioni. Se siete in altre zone d'Italia, non lombarde, tipo nella zona emiliana, ci sono altre grandi federazioni anche lì. Quindi c'è la Viva. Esatto. Dove c'è un nostro grande amico che fa svolge le funzioni da arbitro, il buon Edoardo Lolli. Che ha espresso vivamente che vorrà arbitrare dei match dove ci saremo anche noi al commento. Magari ci incontreremo. Le vie del Signore sono infinite. Si inizia sempre da un qualcosa, Poi ne riparleremo tra qualche anno, vedremo fin dove quando saremo a Sky. Quindi per oggi è tutto dall'artefice Jack, dallo specialista Michel e dalla Remita Peppino. Alla prossima. Anche ciao, se belli. A me andare a Sky non interesserebbe, perché vorrebbe dire mollare la FCW. Io preferisco stare con la FCW. Porteremo la FCW a Sky. Bravo, questo sì. Ciao, ciao belli.